Benvenuto a questo nuovo video del Sole in Tasca. Siamo nella bassa di Trevigiana e ti voglio mostrare come Giuseppe, nella sua abitazione, sia passato da un impianto fotovoltaico base, quindi diciamo per le utenze frigo-forno, a un impianto a ciclo combinato con una casa full electric. Partiamo da cosa c'era prima e quali erano gli obiettivi di Giuseppe. Avevamo un impianto fotovoltaico per le utenze base e una caldaia che andava a fare riscaldamento e acqua calda sanitaria. Qual era l'obiettivo che voleva Giuseppe? Visto che doveva intervenire e fare un efficientamento energetico dell'abitazione, come obiettivi si era proposto intanto di eliminare il gas e avere un'unica bolletta e poi che questa bolletta fosse più vicina possibile allo zero. Ha raggiunto l'obiettivo? Andiamo un attimino a fondo e cerchiamo di capire se è andata così. Vuoi capire se hai le basi per la tua indipendenza energetica con il fotovoltaico a ciclo combinato? Clicca nel link in descrizione e compila gratis il modello di autoanalisi energetica all'interno del nostro blog. Grazie che fai il video intanto. Prego, prego. E mi fai vedere dov'era il contatore del gas? Adesso nel contatore del gas, il gas entrava da qua, adesso è stato riutilizzato, in uscita porto l'acqua per il giardino, l'irrigazione del giardino. Ah bene, quindi c'è stato un riutilizzo. Sì, ho riutilizzato tutto. Intanto ti faccio una domanda, ti eri posto un obiettivo prima di fare il lavoro? Sì, diciamo che la prima cosa da fare dovevo cambiare, in qualsiasi caso dovevo cambiare la caldaia e quindi cercavo di essere autonomo economicamente, autonomo. L'obiettivo era efficientamento energetico e abbassare le bollette diciamo il più possibile. E sono andato a impatto zero adesso. Bene. Non ho più nessuna spesa per quel che riguarda il gas di riscaldamento e basta insomma. È passato un anno, sì, giusto, anno che abbiamo fatto. E sei stato al caldo questo inverno, immagino? Caldo, sì. In tutte le stanze, caldo dappertutto, sì. E le bollette? E le bollette sono rimaste pressoché uguali a prima, perché con l'impianto fotovoltaico produco corrente che accumulo in batterie. E ho risparmiato le 2000 euro di gas che ogni anno spendevo prima per il riscaldamento e li ho risparmiati perché adesso con l'energia elettrica riesco a far tutto. Diciamo che azzeriamo con il discorso dello scambio sul posto. Riesco a guadagnare anche qualcosa perché hanno riconosciuto il RID anche per gli impianti fotovoltaici incentivati e di conseguenza con RID vendo l'energia elettrica in eccesso al prezzo di mercato. E allora diciamo che è andata alla grande. È andata più che bene. Come ti accennavo prima, c'era una vecchia caldaia a metano che andava sostituita ed è stata sostituita con questa pompa di calore monoblocco che si occupa di fare riscaldamento invernale e anche acqua calda sanitaria. Ne approfitto, visto che abbiamo il prezioso tecnico Luca, per farti vedere, ciao Luca intanto, per farti vedere l'interno della centrale termica, che è molto compatta e diciamo era un po' il punto dolente per noi per fare il lavoro qui, perché non c'era molto spazio, però se Luca vuoi spiegarci un attimino quali sono le componenti, che da quanto stretto facciamo anche un po' fatica a inquadrare, ma magari tu puoi spiegare un attimino la tipologia, certo, di impianto. Abbiamo come prima cosa il modulo idronico, collegato all'unità esterna della pompa di calore, dove all'interno c'è il defangatore, la resistenza elettrica attivabile in caso di necessità, in caso di sicurezza, di emergenza. Abbiamo un flussimetro, poi abbiamo due circuiti di rilancio, sempre gestiti dal sistema cronometer, uno di bassa temperatura per la zona radiante, per l'impianto pavimento, e uno di alta temperatura che è la zona dei termosifoni dell'alta temperatura. Il sistema in automatico, in base alla necessità dell'impianto, sceglie qual è la temperatura alla quale la pompa di calore deve produrre l'acqua. Quindi abbiamo la richiesta dell'impianto a pavimento, otterremo il sistema solo in bassa temperatura. Abbiamo invece la richiesta da parte dei termosifoni, scaldasalviette, ventilconvettori, allora il sistema scalderà l'acqua fino a 60-65 gradi, quello che l'impianto effettivamente necessita. Grazie Luca. Grazie a te Michele. L'abitazione, anche se sembra nuova, in realtà è del 2003. La caldaia che c'era era una caldaia che aveva praticamente 19 anni ed era da sostituire. L'impianto fotovoltaico, la prima parte dell'impianto fotovoltaico era stata fatta nel 2011 e come puoi ben capire in quegli anni, soprattutto nel 2003, ma anche nel 2011, qui da noi in Italia l'idea di pompa di calore per fare il riscaldamento non c'era, anche se la casa ha un impianto a pavimento. Magari in stati vicino al nostro sì, però da noi no. Quindi siamo dovuti intervenire ovviamente su un impianto esistente, però che non era predisposto per questo tipo di lavoro. Quindi
c'è stato bisogno di ampliare l'impianto fotovoltaico, togliere quella che era la caldaia e mettere una pompa di calore. Ovviamente i risultati anche in questo caso sono stati ottimali, perché dopo te li riassumo, ma se invece andassi oggi a fare un lavoro di questo tipo su una casa di questo tipo, non avrebbe senso fare un impianto fotovoltaico solo per le utenze, per poi magari tra 2-3 anni passare con un impianto in pompa di calore, quindi cercare di fare un ciclo combinato tra impianto fotovoltaico e riscaldamento. Sarebbe importante predisporre già l'impianto che vai a fare, se anche non riesci a fare tutto nello stesso momento, quindi cambiare anche già la caldaia, che magari potrebbe anche essere recente, ma quantomeno andare a fare un impianto fotovoltaico che possa sopperire alle esigenze non solo delle utenze, ma anche poi per un eventuale riscaldamento e anche magari per un'auto elettrica, come si sta andando verso quella direzione, e ovviamente montare un inverter che possa essere predisposto delle batterie d'accumulo. Se non fai questo, il rischio è che poi certe cose che andrai a installare, l'impianto potrebbe essere o troppo piccolo, quindi magari devi comunque metterci le mani, l'impianto fotovoltaico, per quanto riguarda magari l'inverter, lo devi sostituire perché non è adatto a batterie d'accumulo. Ancora peggio, dal mio punto di vista, è se cerchi di tamponare magari in una situazione come questa andando a installare una pompa di calore ibrida, diciamo non ti stacchi dal metano, magari tra 2-3 anni vorrai farlo come scelta, ma ti sentirai obbligato a continuare con quella vecchia tecnologia perché hai fatto un investimento economico. Per riassumere, quindi, a conclusione diciamo dell'opera, dopo un anno che è stato usato l'impianto, possiamo dire che c'è stato un ritorno da un punto di vista di economico, perché le bollette sono a zero, quindi tra il ritorno del fotovoltaico e quello che è l'azzeramento del metano, andiamo a zero con le bollette. E ovviamente ci vorrà un po' di tempo per ammortizzare quello che è l'investimento fatto iniziale, ma di certo questa casa adesso, meno per i prossimi 20 anni se non di più, da un punto di vista energetico, è a posto. Qui non ci sono più da mettere le mani. Poi, come hai visto, la soddisfazione da parte di Giuseppe di aver staccato il gas e di avere anche eliminato tutti i sensori che aveva all'interno dell'abitazione, per capire se c'erano delle dispersioni di gas che non lo facevano dormire tranquillo. E quindi, da quel punto di vista, c'è anche una serenità che il contatore del gas è stato illuminato, quindi non c'è gas interno casa e non c'è nemmeno la bolletta del gas. Non è detto che questo tipo di impianto possa andare bene anche per la tua abitazione, o possa andare bene su tutte le abitazioni. La valutazione da fare è prima di tutto tecnica, e poi anche economica, se c'è un ritorno da quel punto di vista. In ogni caso, se l'argomento ti ha incuriosito, ti invito a compilare la preanalisi che trovi nel link in descrizione, e un nostro tecnico ti chiamerà e gratuitamente ti farà una valutazione per capire se hai, da un punto di vista tecnico, le caratteristiche per poter fare un lavoro di questo tipo e qual è la soluzione adatta a te e se ti conviene da un punto di vista economico. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e se vuoi seguirci nei prossimi video, clicca sulla campanella e resterai aggiornato. Da Treviso ti saluto, ciao!